Ciao, prima di vedere il video ti ricordo che puoi sostenere il nostro canale cliccando su iscriviti e anche sulla campanella per rimanere sempre cineaggiornato. Stiamo per gustarci il Marchese del Grillo, un cult diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi. Uscito nel 1981, fu uno dei maggiori successi di quella stagione cinematografica, incassando di più anche dei film di 007 e Indiana Jones. Tu sei giudeo e i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato per questo patto? Ma certo, eccellenza. José. Il Marchese del Grillo è esistito oppure no? Alcuni racconti popolari narrano di un aristocratico del Settecento, appartenuto appunto alla nobile casata del Grillo, amante dello scherzo e della burla. Detto questo, è però difficile connotare questi racconti di una veridicità storica. Quella del Grillo era comunque una delle famiglie aristocratiche più in vista a Roma. Il palazzo nobiliare, appartenuto alla casata, si erge ancora nella strada che dalla famiglia ha preso proprio il nome, Salita del Grillo. Molto di più che pagarlo. Ma che te pinci tu? Io a Roma e Piovenno non lo voglio pagare. Voglio vedere se le ragioni di un plebeo morto di fame valgono più dei soprusi che può fare un marchese ricco e potente come me. Sì, eccellenza. È probabile che Monicelli abbia unito due figure, quella storica e una derivata dai racconti popolari, ambientando la trama 100 anni dopo del vero marchese. Il film si svolge nel 1809 e mostra l'invasione di Roma da parte dell'esercito napoleonico, che però avvenne l'anno precedente. In un'altra scena, il marchese apprende della sconfitta di Napoleone in Russia, avvenuta invece nel 1812. Oggi, 17 maggio 1809, noi, Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, prendiamo possesso degli stati del Papa. La pellicola sembra girata interamente a Roma, ma in realtà la casa del Marchese del Grillo è Palazzo Fanner di Lucca, il cui giardino è stato utilizzato anche per il film Ritratto di Signora con Nicole Kidman. La famosa Piazza delle Esecuzioni, invece, è stata ricostruita a Cinecittà, cercando di immaginare come avrebbe potuto essere all'epoca del Marchese la Piazza della Bocca della Verità. E questo è più moderno. Vuoi mettere il condannato? Sta più comodo lassù. Il Marchese del Grillo era un soggetto che faceva gola a molti artisti e produttori. Gli americani della Fox avevano già proposto negli anni 50 a Sordi di interpretarlo. Ma chi si arrabbiò di più fu Aldo Fabrizi, che aveva già pronto il copione di questa storia e che rilasciò diverse interviste stizzito perché rivendicava la paternità dell'episodio del Carbonaro. Lo scambio di identità tra il nobile e l'umile Carbonaro si ispira comunque a diversi episodi della letteratura, tra cui anche una novella delle Mille e una Notte, ambientata nella mitica Baghdad medievale, e la bisbettica domata di William Shakespeare. Signor Marchese, nel suo palazzo? Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta di? È il palazzo, signor Marchese. Io sono Gasperino il Carbonaro. Il film si concede qualche licenza storica. Ad esempio, quando Olimpia si riveste, si notano i segni delle mutandine moderne e non di quelle ottocentesche un po' più grandi. Inoltre, di tanto in tanto, possiamo scorgere qualche tapparella dei giorni nostri. E durante le inquadrature aeree di Roma, qualche antenna, ma soprattutto un aereo. Le musiche originali del film sono del compositore Nicola Piovani, premio Oscar nel 1999 per La vita è bella. Nel Marchese del Grillo, Piovani ha musicato anche La cintura di Venere di Jacques Beren, un'opera e un autore inventati solo per la trama del film, ma di cui spesso appassionati studiosi cercano invano informazioni in rete senza sapere che non esistono. Voglio famo vedere noi. Sì, andiamo, prendiamo un palco. La celebre frase "Io so io" è ripresa dal sonetto "Li soprani del Monno Vecchio" di Giuseppe Gioacchino Belli, che recita più o meno così: c'era una volta un re caddar palazzo, ma non fora li popoli steditto. Io so io e voi non siete un cazzo, sono ribassalli, bugiaroni e zitto. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.
Ma come suonerà questa frase in altre lingue? Sentiamola in russo. А я к тебе попозже присоединюсь. Увидимся на рассвете. Мне очень жаль, но я – это я. А у вас нет ни хера. И надо надрать вам задницы. Inutile dilungarsi oltre, questo film è semplicemente un mito con un Sordi davvero impareggiabile. Ed è anche grazie a lui se la fama di questo marchese non avrà mai fine. È quindi giunta l'ora di gustarsi per l'ennesima volta un cult, come il marchese del Grillo. No, 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 è tutto bagnato, quello se ne accorge. Ieri sera qui c'è stata una bottega, il muro è fresco, un po' si vede. E non si deve vedere, se il padrone se ne accorge, è finito, che scherzo famo? No, ma quando si scherza bisogna essere seri, fa sparire l'insegna, via!